stiamo da soli perché abbiamo un handicap e abbiamo una priorità. L'handicap è che noi oggi siamo un partito in evoluzione, in crescita. Se ci uniamo e se ci unissimo a qualcuno non conteremmo più nulla, perché saremmo un attimino come una goccia di vino buttata in un bicchiere d'acqua, o viceversa. Detto questo, corriamo da soli quindi per questo obbligo, ma poi corriamo anche da soli perché non troviamo le idee degli altri, idee condivisibili. C'è troppo eccesso. Oggi in Italia c'è la destra e c'è la sinistra. Questa destra e questa sinistra è un centro assente, che è fatto semplicemente di opportunisti che continuano semplicemente a dirsi di centro, ma non hanno capito bene cosa vuol dire essere di centro. Foligno e Perugia sicuramente hanno lo stesso schema. Si va alle elezioni, si arriva secondi al primo turno e si vince il ballottaggio. Come da tutte le parti, perché abbiamo degli avversari che non si meritano di poter vincere, quindi vinceremo noi. Cosa cambierebbe, sindaco, questi due piedi? Perugia? Sindaco, la giunta. Secondo me è la giunta di centrodestra inadeguata, totalmente inadatta. Basta vedere quanto ha perso Perugia negli ultimi anni. La vita è fatta di risultati. Le chiacchiere stanno a zero. Le cose o sono fatte bene o sono fatte male. Lei ha visto migliorare Perugia? No, i perugini pensano di no, e quindi vuol dire che ci sono dei problemi. Guardi, ultimamente leggo i giornali di Perugia, no? Sinceramente me l'ero perso, ma la delinquenza sta a livelli stratosferici, il lavoro in diminuzione netta, non c'è, si stanno perdendo aziende, si stanno perdendo anche negozi in una città turistica, il turismo che è un mordi e fuggi, di cosa vogliamo parlare? È una città che evidentemente vuole fare concorrenza alle peggiori città. La Baiocca è l'uomo giusto, Alternativa Popolare è il partito giusto e gli uomini che sono all'interno di Alternativa Popolare hanno un supporto generale, cioè hanno politica. Non siamo soli. Bandecchi da solo può fare l'imprenditore, ma a Terni Bandecchi ha degli ottimi assessori, degli ottimi consiglieri comunali, ma dirò di più, 120 o 200 volontari che lavorano per la città a fare cose, le cose più varie. Noi siamo un partito.